Va a Porta Santo Spirito la prova generale della giostra 136 dedicata a Sandro Sganappa, il rettore prematuramente scomparso di Porta del Foro, a cui il pubblico di Piazza Grande ha tributato un lungo e commosso applauso. La prima carriera di Filippo Fardelli per Porta Crucifera si è conclusa con un 4, stessa sorte per Gabriele Innocenti di Porta del Foro e Andrea Bennati di Porta Santo Spirito. Si è invece fermato sul 3 Francesco Rossi nella prima carriera di Porta Sant'Andrea. L'inizio delle seconde carriere sembra scivolare sulla falsariga 4 anche di Jacopo Francoia per Porta Crucifera, mentre Porta del Foro esce dalla scena 3 per Roberto Gabelli. A questo punto Elia Pineschi decide di prendersi la prova generale, con una splendida carriera centra il 5, che significa vittoria. Porta Sant'Andrea con Saverio Montini potrebbe solo spezzare la lancia. È una bella carriera, ma non basta. Porta Santo Spirito esulta su alla prova generale. Porta Santo Spirito si aggiudica la prova generale con questo 5 soprattutto di Elia Pineschi. Quando c'è il nome Elia, il quartiere vola. Il nome Elia con il 5 va di pari passo. Ma è stato bravissimo Elia, guarda, siamo contenti, ma soprattutto perché avevamo visto che certe cose si potevano fare. È stata sicuramente una cosa incredibile perché ha cambiato il cavallo a un'ora prima di venire in piazza, ma questo non ci ha minimamente toccato né a noi né ai ragazzi né a tutta la squadra, perché sapevamo che c'erano le condizioni e ci sono stati. È stato bravo Andrea, perché anche lui ha tanti anni che ci mette tanta passione e non è facile sempre trovare il verso giusto. E lì è stato stupendo, bravi tutti, brava la squadra e bravo il quartiere. Poi si è visto questo spirito di squadra, no? Perché quando è sceso da cavallo è stato sommerso dagli abbracci dei titolari, cioè questo è bello. Sembrano un po' quelle frasi fatte che si sentono dire. Però non le vediamo tanto. Lo so, negli ultimi giorni noi l'abbiamo ripetuto, ma non perché ci piace squadra. Noi la squadra tecnica, sono anni che funziona Santo Spirito e ha funzionato bene, ma non è solo la squadra tecnica, è un quartiere, è un gruppo scuderie che è importante. Dobbiamo sempre mettere al meglio i nostri ragazzi e stasera è stato il coronamento di un anno importante. Ecco, una parola generale dedicata a Sandro Sganappa. Abbiamo visto la vedova anche lì in tribuna e so che hai già risposto alla domanda se c'è il dono al quartiere. Sì, porta... no, siccome eravamo convinti di poter far bene, chiaramente avevo pensato anche a questo. Non volevamo offendere né Sandro Sganappa né tantomeno il quartiere, e che si aspettava forse del dono della targa. Abbiamo promesso alla sua moglie di fare una serata insieme particolare, però questo, ecco, non è che ci sembrava anche giusto rispettare le manifestazioni in quel senso qui, non che chi ha fatto il gesto in precedenza non l'abbia rispettata, però ci sembrava un passaggio corretto. Io ti dico però, più che altro mi sono emozionato tanto, conosco poco la moglie di Sandro, però guarda, è stata una bella cosa, perché Sandro è una persona stupenda e mi sa che anche la moglie, perché poi lo conosco, è un'altra persona stupenda. Grazie.